Ciao a tutti, io sono Erco di Hello Dolly Radio. Siamo qui dallo studio 14, anzi in realtà sarebbe il laboratorio dello studio 14 e volevamo farvi una piccola guida, tutorial su come ottenere una buona registrazione audio spendendo pochi soldi. Questa guida è soprattutto rivolta a chi come noi usa Spreaker, ma è rivolta anche ai nostri amici YouTubers che molto spesso hanno delle qualità audio abbastanza basse. Allora, l'aggeggio incriminato è questo qui. Allora, adesso ve lo faccio vedere. Oddio, si gira al contrario. È il Samsung G-Track. È un microfono ad condensatore USB che può essere anche considerato un mini studio. Perché mini studio? Perché qui ha degli ingressi. Precisamente un ingresso stereo e un'uscita audio. E può essere utilizzato anche come mixer. Infatti qui, se vedete, ha dei potenziometri. Questi qui sono i gain di mix di microfono, strumenti e volume delle cuffie. Così. Questo microfono è un microfono a condensatore, è di tipo super direzionale. Vuol dire che lui prende l'audio che gli arriva da questa direzione, quindi nel fronte, insomma, dove c'è la lucina, e cerca di attenuare tutto l'audio che gli arriva da questa parte, tutto il suono, insomma, intorno. Perché prendere questo microfono? Innanzitutto è un microfono completo, cioè che vi permette di registrare soltanto collegandolo alla vostra presa USB, perché in effetti contiene una scheda audio, un piccolo mixer come abbiamo detto prima e anche il microfono. E in più è un microfono abbastanza portatile, questo vuol dire che voi potete portarlo in giro molto semplicemente con la vostra scatolina, che adesso ve la faccio vedere, anche bellina, piccolina, eccola qua. Ha una dotazione di accessori abbastanza completa, tutti i cavi che avete che vi servono per collegare eventualmente chitarra, mixer, quello che volete. E in più, stavo cercando la base, ah è l'aspect. Anche una base veramente ben fatta e pesante, pesa tutto di ferro, forse un cavo di che materiale è, per poterlo attaccare, insomma, appoggiare nel vostro tavolino. E in più è autoinstallante. Cosa vuol dire? Che voi lo attaccate alla vostra presa USB e lui si installa da solo, va su tutti i tipi di sistemi, sia Linux che Macintosh che Windows, li abbiamo provati tutti e effettivamente funziona. Di contro cos'ha? Di contro ha degli svantaggi, insomma, un po' legati al tipo di costruzione, nel senso che di solito il vantaggio di avere dei microfoni a condensatori che sono dei microfoni ambientali e omnidirezionali, quindi puoi scegliere se prendere il suono o solo da una parte o da una parte davanti e dietro oppure in tutte le direzioni. In questo caso è possibile prenderlo solo dalla parte anteriore, per cui se state facendo radio in più di una persona, il numero massimo di persone può essere due, nel senso che vi mettete un po' uno un po' a destra e uno un po' a sinistra e potete cavarvela. Un altro problema è il fatto che questo microfono è un po' rumoroso, ha un po' di fruscio di fondo, però non dipende solamente dal microfono stesso, in quanto la maggior parte dei computer ha una alimentazione USB veramente schifosa dovuta ai milioni di condensatori che ci sono. Vabbè, suona il telefono anche, vabbè. Che culo. Stoppiamo un attimo. Dicevamo che... adesso non mi ricordo più cosa dicevamo. Del rumore di fondo parlavamo. Allora, il rumore di fondo praticamente è un po' una cosa intrinseca di tutti i computer, sì, l'avevo detto, e è dovuto ai milioni di condensatori che ci sono dentro il computer, e che ognuno dei quali sporca un po' l'alimentazione, è un discorso un po' complicato. Comunque il succo del discorso è l'alimentazione che viene data all'USB fa schifo, per cui da lì derivano il 99% dei problemi di questo microfono.
E per ovviare a questo, questo problema, perché c'è una soluzione, chiaramente ve la diamo, per ovviare a questo problema basta comprare uno switch USB con alimentazione esterna, dove voi lo collegate alla rete, alla presa di rete, quindi alla 220, e lui ha un'alimentazione indipendente dal computer. Una soluzione ancora più elegante, ancora più audiofila, sarebbe sostituire l'alimentatore di questo switch USB con una batteria 12 volt al piombo, che può essere quello delle macchine, quelle delle motorini, degli impianti di allarme di casa, non importa, basta che sia 12 volt, e in questo caso la qualità audio sicuramente sarebbe molto 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 migliore, molto più alta. Ok, quindi vi abbiamo spiegato quali strumenti servono per avere una qualità audio buona. In questo caso è tutto racchiuso in uno, poi faremo dei vari tutorial con anche l'utilizzo di mixer, compressori o cosa abbiamo qui, non so, altri tipi di microfoni, per avere una visione proprio di tutte le possibilità che abbiamo per andare su Spreaker, in onda su Spreaker con una buona qualità audio. Niente, per adesso è tutto dallo studio 14, vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video. Ciao ciao! Crazy Eldolly Show.